si parla spesso della necessità di tutelare le produzioni locali, del problema legato alla banalizzazione delle nostre campagne anche a causa delle coltivazioni intensive ed estensive con granaglie magari importate e imposte dalle grandi multinazionali. Eppure nella nostra regione c'è una bellissima iniziativa che va in qualche maniera, se non in direzione opposta, cerca quantomeno di creare un argine a difesa delle diciamo, specialità locali ed è parlo della Banca del Germoplasma Autoctono Vegetale del Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo ospite Paolo Ermacora che è un ricercatore dell'Università di Udine, la sua specializzazione credo sia la patologia vegetale. Ed è uno, diciamo, dei fautori, uno dei componenti del gruppo che lavora attivamente proprio alla conservazione e catalogazione di queste specie sostanzialmente che rischiano altrimenti di scomparire. Quando è partita l'iniziativa e che cosa si prefigge? Formalmente è partita nel 2002 con una legge regionale, chiaramente che recepiva un po' quelle che erano a partire dal 1992, dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro, le necessità, appunto, quindi la presa di coscienza della necessità di conservare la biodiversità che si stava via via perdendo, no? Quindi siamo agli inizi degli anni 2000 con una legge regionale che la nostra regione è stata tra le prime in Italia ad attuare e da lì è partita tutta l'attività del gruppo di lavoro. E senta, quante specie avete finora? Ecco, la regia, ringrazio la regia perché ci ha messo proprio qui, siamo sulla home page della Banca del Germoplasma. Quante specie avete censito Ci finora? sono all'incirca 360 accessioni, tecnicamente si chiamano, appartenenti a una cinquantina di specie che rappresentano un po' quelle che erano le specie maggiormente importanti in regione, quindi a partire dal fagiolo, dalla patata, per passare alle cerealicole, il mais, piuttosto che. Materialmente in che cosa consiste il vostro lavoro? Cioè voi riuscite, tra virgolette, a prendere le sementi o Sì. cioè a metterle in sicurezza in qualche maniera? Certamente vengono reperite sul territorio, caratterizzate chiaramente spesso anche con lavori piuttosto fini di genetica, perché uno dei rischi, tra virgolette, è che ci siano delle sinonimie, quindi si chiamino con nomi diversi delle stesse accessioni, quindi c'è il lavoro dell'agronomo piuttosto che del coltivatore erbaceo, ma anche il lavoro del genetista, del patologo, quindi per caratterizzare tutte queste accessioni che poi vengono conservate in questa appunto tecnicamente banca del germoplasma, quindi sfruttando il freddo, no, che è uno dei sistemi Certo, di conservazione. principali di conservazione, e poi vengono anche riprodotte perché chiaramente non basta metterle lì, quando la germinabilità scende al di sotto di una certa percentuale, bisogna rinnovare appunto Certo. il seme. E per trovare queste specie, come tra virgolette, vi siete trasformati in una sorta di cacciatori delle vecchie specie? Siete andati in giro? Come vi siete Sì, è organizzati? vero, beh, l'Università di Udine insomma, è piuttosto radicata nel territorio, Certo. quindi essendo un'università di dimensioni medie e piccole, quindi anche facilitata da questo ambito l'esplorazione del territorio, andando dove maggiormente è stata conservata negli ultimi anni la diversità, quindi specialmente in Carnia, nelle valli del Natisone, quindi molte di queste accessioni vengono da queste Perché pur zone. sempre è vero, tra l'altro, e questo conferma quanto diceva prima lei, che man mano che ci si sposta dalla pianura verso la montagna cresce la biodiversità e cresce anche, tra virgolette, la varietà culturale, no? Mentre la pianura in noi soffre di una certa banalizzazione nelle pratiche, nel tipo di coltura. Questo è assolutamente vero ed è lo specchio di quello che è successo con l'agricoltura a partire dagli anni 60-70, quindi c'è stata una standardizzazione dei prodotti, si è perso molto di quello che era il tipico, la biodiversità vera e propria. Senta, il fatto di avere una banca come questa dà qualche sicurezza in più, oltre che sulla varietà, no? Sulla variabilità delle colture, anche dal punto di vista proprio della salute, no? Nel senso che si dice che ormai la monocultura, il fatto di utilizzare solo alcune varietà e di fare un impiego esteso di chimica rischia di esporre, tra virgolette, le coltivazioni a dei veri e propri collassi, no? A causa di malattie e via dicendo. Verosimilmente, invece, proprio il fatto di avere a disposizione altro da poter impiegare potrebbe Sì, essere una forma di garanzia. assolutamente vero.
come si dice, l'uomo è un onnivoro, e il nostro rischio è di, invece in questi ultimi tempi, di cibarci sempre di meno varietà, ma anche all'interno della stessa varietà, sempre di pochi genotipi, no? Quindi quando si parla di mela, per intenderci, noi ne conosciamo quelle che troviamo al supermercato, 5-6 sì. mele sono quelle che ci vengono proposte, no, dal sistema, mentre invece in realtà le mele, ad esempio, sono migliaia, no? Sì, e quindi certo. anche la loro composizione dal punto di vista nutrizionale, nutraceutico, può essere diversa. E anche la loro resistenza, tra l'altro, ai parassiti, no? In qualche maniera, ai patogeni, via dicendo. E quante persone stanno lavorando a questo progetto? Io ho visto, andando sul gruppo di lavoro, eccolo qua, che insomma siete parecchi e con varie specializzazioni, tra l'altro. Beh. Chiaramente non lo facciamo, non è il nostro unico business certo. core, nel senso che ognuno di noi ha delle altre attività di ricerca e di didattica, ovviamente, è un gruppo di lavoro, come dicevo, piuttosto eterogeneo, quindi le competenze scientifiche sono diverse, ci sono circa una decina di ricercatori e un paio di figure tecniche che anzi ringrazio molto, molto Riccardo e la Cristina, che sono Riccardo De Infanti e Cristina Chiabà, che sono molto presenti appunto sia sul territorio nella fase di esplorazione sia nella fase proprio pratica di conservazione di queste sementi. Dal punto di vista della conservazione, che difficoltà incontrate per questo tipo di lavoro? Difficoltà, diciamo, molto spesso si adottano dei protocolli chiaramente standardizzati, quindi alla fine le difficoltà sono legate al fatto che con il tempo diminuisce la germinabilità, quindi bisogna costantemente negli anni rinnovare il pool. Questo significa che, come dire, utilizzate degli appezzamenti di terreno dove seminate queste varietà, aspettate ovviamente che producano sementi, poi raccogliete e rinnovate il livello, insomma, di germinabilità. Certo, molto di questo avviene all'azienda agraria Servadei, quindi all'azienda universitaria. Sì. Chiaramente per rispettare invece quelle varietà che vengono bene in montagna, per intenderci il fagiolo, ci sono anche dei siti di moltiplicazione del materiale, specificatamente in diverse zone della Carnia, no? Quei materiali che non verrebbero bene in pianura. Insomma, ricercatori e contadini, verrebbe da dire. Sì, molto, molto collegati al territorio, ma non ci dispiace assolutamente questo. Anzi, se devo aggiungere, molto spesso in questa banca del germoplasma non solo entrano dei materiali per conservare, ma vengono anche ridistribuiti, no? Come una banca economica, non è che solo immagazzina del denaro. Voi ricevete richieste in tal senso, anche certo. magari da comunità locali, sì. A me, mentre lei parlava, veniva in mente il classico aglio di Resia, sì. O credo ci sia anche una cipolla. La cipolla rosa della Valcosa. Ecco, sì. c'è la richiesta anche da parte magari delle comunità di riappropriarsi, di rilanciare una coltivazione di un prodotto che pareva dimenticato. Sì, diventa sempre più interessante, quindi riceviamo sempre un numero maggiore di queste richieste che cerchiamo di accontentare chiaramente nei limiti del possibile. Molto spesso anche ci sono delle attività legate alla vendita diretta di questi prodotti tipici, sì, che certo. caratterizzano proprio delle produzioni locali e caratterizzano il territorio. Insomma, difendere il nostro, tutelare il nostro passato, anzi il nostro presente, anche dal punto di vista di quello che mangiamo, potrebbe essere un'ottima idea, direi, per, sì, per se non altro per resistere all'avanzata inesorabile del multinazionali, no? Che poi fanno e disfano sulle varietà da coltivare, sostanzialmente, perché anche questo è un grande scontro, no? Anche quando si parla di OGM è questione delicatissima, ma il problema di fondo è che in qualche maniera a dettare legge sono poche grandi aziende che in qualche maniera guidano il mercato, no? Di fatto succede così, perché chiaramente i parametri con i quali si devono confrontare le produzioni sementiere, le produzioni, le commodities, così, sono essenzialmente in termini, non so, produttivi, sì, quantitativi, certo. mentre invece alcune varietà che sono fuori mercato dal punto di vista della competitività in termini di produzione possono avere delle altre caratteristiche. Magari dal punto di vista qualitativo sono immensamente superiori, perché anche questo avviene, no? Questo è probabile, certo. Difficilmente, insomma, un genotipo, una pianta non ha un qualcosa di interessante, sarebbe antico. D'altro canto, se i nostri
progenitori avevano selezionato queste varietà, qualche motivo ci doveva essere, anche perché sono in qualche maniera legati proprio al clima del territorio, sì, alle caratteristiche fisiche del terreno. Mm-hmm. Credo che ci sia tanta storia dietro, no? Quindi buttare via tutto in nome, sì, della modernità non mi sembra la cosa migliore. Molto della biodiversità moderna parte dall'attività di Vavilov in Russia e anche di chi, appunto, dei ricercatori che lo hanno seguito nel tempo. E a questo riguardo, non so, una nota dell'americano Harlow descriveva come portava ad esempio come una varietà che lui aveva trovato in Turchia e l'aveva catalogata, stiamo parlando di grano, come sicuramente questo qua non sarà mai interessante. In realtà da lì a pochissimi anni diventò interessantissima perché possedeva delle doti di resistenza alla ruggine del grano che la fecero entrare in moltissimi progetti di miglioramento genetico, quindi risparmiando da un lato milioni e milioni di dollari di perdite, certo, e anche minori trattamenti eventualmente per la difesa di queste colture. Quindi è difficile che, insomma, in natura qualcosa non abbia un significato, uno assolutamente scopo. Insomma, sono in qualche maniera piccoli tesori da conservare gelosamente e, se possibile, perpetuare anche, no? Certamente. Questo noi ci teniamo. Chiaramente la nostra non è l'unica attività, la nostra è un'attività appunto a livello regionale e locale. Ci sono anche delle grandi banche del germoplasma, insomma, collegate, non so, ad esempio ai Kew Gardens di Londra. Sì, certo, sono famosi i Kew Gardens. In Italia abbiamo la banca del germoplasma di Bari, che, insomma, colleziona, mi pare, 80.000 accessioni di sementi, quindi anche delle grandi realtà. Sicuramente tutto in questo in un quadro. Quanto dura una semente? Mi scusi la domanda, assolutamente da ignorante, ma ammetto tutta la mia ignoranza. È piuttosto variabile in funzione della tipologia, del contenuto, specialmente della componente lipidica, quindi da qualche anno a diversi anni. Chiaramente il nostro obiettivo è mantenerle vitali il più, diciamo, in percentuale più elevata possibile, quindi noi le rinnoviamo dopo 3-5 anni, ecco, questo è il periodo. Bene, ringrazio il dottor Ermacora, ricercatore dell'Università di Udine, grazie, specializzato in patologie vegetali. In bocca al lupo per il lavoro della Banca del Germoplasma e in generale per la vostra preziosa opera. E a questo punto, linea alla regia, poi ci ritroviamo con un nuovo ospite.